questa nuova puntata di Liberi di Parola vi presentiamo il libro La zona cieca di Chiara Gamberale. Edito da Feltrinelli, il romanzo racconta la storia di Lidia e Lorenzo. I due si sono conosciuti un pomeriggio in uno scalcinato Luna Park e tra loro nasce un sentimento che li lega fin da subito, anche se all'apparenza non potrebbero essere più diversi. Conduttrice di sentimentalismi anonimi, Lidia è fin troppo abituata a guardare in faccia il suo dolore. Lorenzo invece è uno scrittore narcisista inafferrabile che riesce a sopportare la vita solo ingannando se stesso e gli altri. Il bisogno di essere amata di Lidia permette a Lorenzo di entrare in contatto con la sua zona cieca, quella parte di noi dove ognuno è sconosciuto a se stesso. La paura di amare di lui permette a Lidia di fare altrettanto. Proprio per questo, se cercarsi è per tutte e due naturale e necessario, stare insieme è impossibile. E più Lorenzo mente, più Lidia si fa ossessiva. Più Lidia chiede, più Lorenzo illude e tradisce. Le cose tra i due cominciano a cambiare con l'arrivo delle lettere di Brian, un improbabile ex musicista che per la prima volta regala a Lorenzo la sensazione di poter ascoltare e a Lidia quella di essere ascoltata. Chiara Gamberale sorprende la critica con uno stile personalissimo, tanto rigoroso quanto vitale. Con La zona cieca l'autrice restituisce al lettore la complessità dell'amore indistruttibile che lega due anime speculari, anche quando viene negato con picchi di insopportabile crudeltà.